Ciao parfumaniache, ciao parfumaniaci, come state? Spero benissimo, nonostante continui ad esserci un tempo veramente schifosissimo, schifosissimo. Ci hanno così teletrasportato in Inghilterra o nel nord Europa e non lo sappiamo. Vabbè, io sono speranzosa e sinceramente credo che presto tornerà il sole, me lo auguro. E se torna il sole dovremo cambiare profumi fino a quando non torna il sole, il meteo ci così influenza per quello che riguarda le scelte delle nostre fragranze. Vediamo tra poco. Io sono Raffaella e questo è Parfumania. Con questo tempo veramente infame, continuiamo a scegliere, almeno per quanto mi riguarda, dei profumi che si avvicinano più all'inverno che non alla primavera o alla bella stagione. Quindi non ho ancora fatto il cambio dei profumi, sto utilizzando ancora quelli per l'inverno e nelle giornate più belle magari utilizzo quelli un po' più light. E oggi vorrei vedere con voi invece dei profumi bomba, cioè dei profumi veramente importanti che non sono fatti per i deboli di cuore e i deboli di naso, che possono comunque continuare ad andare bene per questo periodo. Vediamo subito di che cosa si tratta. Inizierei con un profumo di una casa abbastanza famosa, che poi è passata ad un gruppo più grande. Io ne ho un altro di questa linea nella sua versione full size. Qui invece ho il sample che è in questo caso Juliet Has a Gun, Another Oud. Io non amo l'oud, non fa parte, diciamo, non è un mio così elemento preferito. Lo spruzzerò dove lo spruzzo su una busta. Lo spruzzo su un pezzo di carta, l'ho spruzzato poco fa sul tessuto e questo mi sento di indicarlo per chi invece ama questo elemento, perché è un oud forte, sì, ma non di quelli che ti fanno svenire. È molto importante come tipo di fragranza, ma non così appunto sovrastante o, ecco, da botta in testa per intenderci, perché ci sono alcuni oud, soprattutto tra nelle case, diciamo, medio orientali, che davvero fanno stare male. Questo è un oud che comunque può essere serenamente portato da chi ama appunto questa nota. Qui abbiamo un oud che si fa più fruttato e che ha una parte un po' più fresca, anche se appunto quello rimane l'elemento distintivo. È un profumo, ve lo dico subito, del 2015, gruppo legnoso unisex. Abbiamo in testa il lampone e il bergamotto, a scendere il legno di agar, appunto sul fondo troviamo l'ambroxan e il muschio. Qui ci troviamo di fronte a un oud pulito, a un oud appunto muschiato, che ha un'apertura un po' più frizzantina, un po' più fresca. Naturalmente il legno di agar tiene le redini ben salde e si sente per tutta la durata del profumo. Quindi è un profumo sicuramente che parla, diciamo, ad alta voce. Se vi piace questo tipo di nota, potete serenamente avvicinarvi anche a questo oud di Juliet Has a Gun, che è appunto Another Oud. Passiamo a un'altra creazione che credo sia americana, credo. In questo caso sto parlando di Judith Leiber e qui abbiamo Night, che è una creazione del 2011 del gruppo Ambrato Floreale da Donna.
Questo profumo è veramente bello intenso, bello sexy, bello donna, proprio è un profumone femminile, molto femminile, che ha in apertura la cannella e il bergamotto, scendere, il gelsomino, la peonia, il giglio, sul fondo l'ambra, il patchouli, l'incenso e le note boschive. Qui il discorso che fanno appunto le spezie con la parte incensata e la parte ambrata è tutto. Abbiamo un profumo dove effettivamente la parte speziata si sente, quindi abbiamo questa sensazione calda di spezia, la parte ambrata anche e la parte incensata idem con patate. Quindi qui il floreale c'è, ma passa in secondo piano, fortuna sua, e abbiamo anche una nota di cannella decisamente presente. Il patchouli a tenere per terra questa fragranza che secondo me appunto Night è il suo nome ideale. Il flacone lasciamo stare, più kitsch non si può, ma la fragranza merita di essere sentita. Questo è Judith Lieber Night. Passiamo a un'altra bombazza che conoscono credo anche i muri, perché probabilmente l'hanno usata. Entriamo in casa di Montal e lo facciamo con Arabian's Tonka. Che vi devo dire io di Arabian's Tonka? Arabian's Tonka è un profumo che non rientra a pieno titolo nelle mie corde, ma mi piace. Beh, comunque è un profumo piacione, nonostante sia un profumo impegnativo da un punto di vista dell'intensità. È riconoscibilissimo veramente, anche perché credo che ci sia stato un periodo in cui lo si sentiva anche probabilmente addosso all'infermiera, che ne so, del pronto soccorso, piuttosto che alla maestra dell'asilo. Qui abbiamo una fragranza del gruppo ambrato legnoso unisex, lanciato nel 2019, il naso è sempre quello di Montal. Abbiamo in apertura lo zafferano e il bergamotto, a scendere il legno di agar, rosa bulgara, fava tonka, canna da zucchero, ambra, muschio bianco e muschio di quercia sul fondo. Anche qua, l'oud qui c'è, assolutamente sì, ma è un oud più simpatico, più giocoso, proprio perché abbiamo una parte di zucchero che va a renderlo appunto più gradevole, almeno al mio naso, proprio perché sapete che mi piacciono i profumi dolci, uomo. E qua abbiamo poi il calore della fava tonka, dell'ambra e delle note di apertura un po' più così, meno fruttate, se vogliamo, che prevedono poi uno zic di rosa. Qui la rosa c'è, è una rosa che si percepisce, ma comunque la guest star rimane l'oud zuccherato, ed è quello che trasmette, insomma, questa sensazione di oud, ambra, quasi un profumo tendente al vanigliato. E in fondo la rosa. Questo è ormai lo straconosciuto Arabian Tonka di Montal. Mettiamolo via. Un'altra fragranza che secondo me merita davvero un po' di attenzione, e l'ha anche avuta, è una fragranza di laboratorio olfattivo, sto parlando di Tonkad, che è veramente questa creazione meravigliosa, secondo me è meravigliosa. Il naso è quello di Marie Duchesne. Qua abbiamo, vi leggo la piramide olfattiva
ufficiale. Frutta secca, neroli, fava tonka e cardamomo. Cedro dell'Atlas, patchouli a scendere, sul fondo troviamo cashmere vaniglia, fava tonka, incenso, muschi e legni ambrati. Qui abbiamo un bellissimo effetto legno, ma più vanigliato, più dolce, sicuramente, o meglio, rispetto al precedente, no, non più dolce, ma è più gentile, più elegante, meno pugno in faccia, proprio perché probabilmente qua abbiamo l'assenza del legno di agar, ma abbiamo una dose bella tosta di fava tonka, di legno, di incenso e di spezia. L'incenso qui rende proprio queste sensazioni un po' così abbrustolite, non è un incenso che mi dà noia, anche perché ci sono degli altri elementi che tirano sul profumo. Tonkad è un profumo, secondo me, un po' cupo, è un profumo dolce cupo, invernale sicuramente, con una bella vaniglia a così condire il tutto. Piacevolissimo e si sente decisamente. Questo è Tonkad di Laboratorio Olfattivo. Passiamo a un'altra fragranza che amo alla follia e la trovo veramente forse più buona dell'originale. Sto parlando di Camra di Lattafa, che dovrebbe essere ispirata a Angel Share di Killian, e secondo me, per quello che riguarda veramente l'effetto così conclusivo finale del profumo, Camra secondo me è ancora più goloso. Qui abbiamo un profumo gourmand unisex che si apre con cannella, noce moscata, bergamotto a scendere, il dattero, la pralina, il mahoniel, la tuberosa. Sul fondo troviamo la fava tonka arrostita, la vaniglia, l'amberwood, il benzoino del Siam, la kigalawood e la mirra. Qui abbiamo un liquorone con questa sensazione dolce, speziata, orientale, dove qua le spezie veramente sono tanta roba. Qui le spezie sono proprio delle spezie in infusione in una tazza di liquore goloso, perché qua la parte della pralina e la parte della vaniglia fanno un po' questo gioco goloso. L'approccio è decisamente tendente al medio orientale e abbiamo anche quell'untuosità, quell'effetto un po' più cicciotto dato dalla mirra che si sente. Cannella presentissima. C'è anche questa parte quasi di frutta secca che si sente. Insomma, è un grande piacere questo profumo. Anche questo, attenzione, perché è veramente una bomba. Questo è, io ce l'ho con questo tappo cap un po' così difettoso, è Camra di Lattafa. E l'ultima fragranza si scosta dalle precedenti perché dà invece, se vogliamo, spazio più ad un'altra parte. Sto parlando di una creazione di Zimaya, che è una casa anche questa medio orientale. La boccetta non è di mio gusto, ma pesa tantissimo ed è ben fatta, tra l'altro con il suo cap in metallo. Sto parlando di Grandeur di Zimaya. Grandeur è un profumo che si rifà a il più famoso Roses Vanille di Montal.
ti dico subito cosa abbiamo in piramide. Qui abbiamo in testa la vaniglia, la rosa, il sale, a scendere note ozonate, l'ambra, la rosa, la pralina, il patchouli e la vaniglia sul fondo. Se amate questa sensazione di rosa vanigliata golosa, quasi una sensazione più salata che gioca con gli altri elementi, non lo so dire, ma se vi piace sicuramente vi deve piacere la rosa, una rosa appunto rivisitata, una rosa bella così, bella carnosa, molto sensuale e che si senta lontano un miglio, proprio perché comunque abbiamo a supporto il patchouli, anche questa quest'ambra in piramide, insomma, questa fragranza fa per voi. Tra l'altro, se la volete, fatemelo sapere, perché io, non amando la rosa così spiccata, faccio veramente fatica, ma è davvero ben fatto. Questo è Grandeur di Zimaia. E i profumi per tutti i gusti e per questo così periodo ancora decisamente invernale sono quelli che abbiamo visto insieme, quelli un po' più intensi e che lasciano anche parecchia scia. Fatemi sapere se a voi piacciono i profumi più intensi, più delicati, se ve ne frega qualcosa della scia, della durata, ditemelo qua sotto. Intanto vi invito a mettere un bel like al video e iscrivervi al canale e ci vediamo prestissimo con, speriamo, profumi magari da tempo un po' più positivo e un po' più soleggiato. Un bacione a tutti, ciao!